È tuo diritto rimanere in silenzio. Non mi hai ancora preso, sbirro! Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale. È tuo diritto avere un avvocato durante l'interrogatorio. Putti, sbirro! Se non puoi permetterti un avvocato, te ne procureranno... Ma lo sai chi sono io, eh? Forza! Hai capito tutti i diritti che ti ho elencato? Maria non vuole più denunciarlo. Maria, non essere arrendevole con lui. Vuoi che ti picchi ancora? No. Devi metterlo sotto accusa. È l'unico modo che hai per fermarlo. Dacci le caramelle, vecchio stronzo! Stasera farei tardi per la cena, papino. Muovi il culo! Forza, cammino, ho detto! È la seconda volta che succede in questo mese. Apri subito il registratore di cassa, dai! Andiamo, facci vedere la cassa! Il campo è libero, qui dietro. Forza, riempilo! Svelto, papino! Lo sapete chi sono? No, perché se lo sapeste non sarei qui dentro, non ci sarei, no! Allora, amico, eh? Allora, la pagherà! La pagherà! Quella fottuta puttana! Fai un riposino, sì. Damon. Kurt, una rapina nel negozio Maria, di liquori. Fottuta puttana! Qui è l'unità 22, c'è una rapina in un negozio di liquori sulla Sesta. Devono essere almeno due. Dammi un minuto. Vai. Dove metto questa roba? Spider! Ehi, porta quelle tue chiappe davanti alla porta, maledizione! Vecchia rincoglionita. Spider, sei un cretino, smettila di prendere quei maledetti dolci! E questo che diavolo è? Senti, ho un po' di fretta, dispiace se finisco. Non preoccuparti, fai pure. Sta fermo, lascialo! Quel figlio di puttana! Maledetto vigilante! Ehi, ehi, sta fermo. E tu chi sei? Sono un poliziotto. Tu chi diavolo sei? Un vigilante della missione. Magnifico. Forza! Che credi di essere l'unico bastardo? Le mani dietro la testa. Ehi, dico a voi, lo ha preso il vigilante. L'hai visto anche tu? Forza. Quando uscirò tu sarai morto. Andiamo.
sole 4 settimane dalle elezioni, la dottoressa Larkin ha messo a segno un altro punto nei confronti degli elettori. Dietro di lei i noti vigilanti della missione di giustizia, che hanno evitato un altro crimine nella nostra travagliata città. Quest'ultimo incidente ad una rivendita di liquori. Ed ecco la donna che è a capo di tutto questo, il dottor Rachel Larkin. La ringrazio molto, ma il merito dovrebbe andare a colui che ha sventato la rapina. Lasciate che vi presenti Jimmy Parker. Jimmy. 2 anni fa faceva parte di una gang, oggi è uno dei nostri più promettenti vigilanti. Il giovane tormentato di ieri è diventato l'eroe di oggi. E a cosa attribuisce il suo successo, dottore? La nostra associazione insegna l'autoconoscenza e la forza interiore attraverso la disciplina. Eleggete me e le vostre strade saranno ripulite in un mese. Vi ringrazio molto, grazie. Ecco che arrivano i guai. Dov'è? È nello spogliatoio, signore. Congratulazioni. Qual è il problema, sergente? Tu, specie di Bruce Lee, tu e le tue strabilianti tecniche. Hai lasciato che un vigilante ti salvasse il culo e adesso è su tutti i giornali. Perché non vai un po' a... Se non sei in grado di fare il tuo lavoro, che diavolo ci fai? Questa è una buona domanda, sergente. E per finire hai arrestato il mio migliore informatore. Cosa? Damon. Sei fortunato che sia riuscito a liberarlo prima che lo trasferissero. Tu cosa? Ehi! Harris, vieni subito qui, non ho chiuso con te. Ehi! Dovresti prendere meno caffè. Damon è fuori. Duncan l'ha liberato. Merda! Sta zitto! Credevi di esserti liberato di me? Eh? Io sono il tuo padrone, puttana! Aspetta! Duncan! Harry! Che ha intenzione di farlo? Sei riuscito a guadagnarti 2 mesi di sospensione. Calmati, Kurt. Sei un pazzo, lurido figlio di puttana. Sparisci! Non resterò qui un minuto di più. Poteva almeno interpellarci. E perché avrei dovuto? Il suo informatore ha appena ucciso quella povera ragazza. Ehi, Lynn, che fai? Vai a consolare il tuo amico? Non penserai di mollare a causa del sergente. Non solo per Duncan, per tutto. Le leggi, i giudici, l'intero fottuto sistema. Noi arrestiamo i delinquenti e gli altri li fanno uscire. Ora siamo odiati dalle stesse persone che dovremmo proteggere. È per questo, Lynn, che me ne vado. Kurt, tu sei un poliziotto in gamba. Che non può fare il suo fottuto lavoro. No, aspetta! Kurt! Sì, sei forse in cerca di un nuovo partner? No! Gesù. Va bene, alzati, Craig. Tieni le mani più in alto e il mento più in basso. Ci sei mancato alla missione, Cedric. E non eri alla conferenza stampa del dottor Larkin. Ho avuto altro da fare. Abbiamo bisogno del tuo sostegno. Quante volte devo ancora ripetervelo? Io ho chiuso con quella dannata missione. Ma non riesci a capire, Cedric. Il dottore ha fatto stampare i tuoi manifesti elettorali. Fammi vedere. Sulla testa, dai. Dì alla signora che se userà un'altra volta il mio nome se ne pentirà amaramente. E ora fuori di qui. Sulla testa. Ora, thank you.
Ehi, hey, Cedric. Vai vicino. Vedo che hai ancora quel mortale gancio destro. E anche il diretto. Come ti va, Curtis? Meglio di quei tuoi amici lì. Si stanno solo sfogando un po'. Ehi, qual buon vento ti porta da queste parti? Stress da relazione. So cosa vuoi dire. Sei venuto nel posto giusto. Pronto? Sì. Puoi dirmi cos'è che non va? Ho lasciato la polizia. Ah! Ehi! Avvertimi prima che lanci la prossima bomba. Sei scoppiato, eh? Lo sai quello che facevo? E adesso che cosa farei? Non lo so, ci penserò. Come stai a soldi? Bene. A fare lo stupido. La scorsa notte ho vinto ai cavalli. Non preoccuparti di questo. Forza! Forza! Grazie. Questi ragazzi pensano che la box sia superata e vogliono imparare solo il karate. Tu vieni qui e glielo insegni. Aiuteresti me, aiuteresti te stesso e aiuteresti i ragazzi. Andrebbe bene per tutti quanti. Lascia che ci pensi un po'. Come ti senti adesso? Mi sento molto meglio. Bene. Allora, vuoi dirmi con chi ce l'hai in questo momento? Oh, è quella dannata missione. Credevo fossi un sostenitore. Lo ero. Hanno fatto un sacco di bene in questo quartiere. E cos'è successo? Ti dico solo che non ero d'accordo con alcune tattiche del dottor Larkin. E cioè? Ecco, ho lasciato la missione 3 mesi fa e lei usa ancora il mio nome. Hai lasciato? Perché hai lasciato? Te lo racconterò domani. Devo controllare i conti. Va bene, okay. Ci vediamo domani. Ok, amico. Grazie dell'allenamento. Ok. Oh! Ciao, Jimmy. Sì, campione. Diciamo che è notte. Ok. Ho tempo per la doccia? Certo. Ehi, campione. Sì? Sei gentile a farmi allenare qui. Ehi, Jimmy. Qualsiasi cosa sia successa tra me e dottor Larkin, non ha niente a che vedere con te. Tu tieni solo più alte le mani e più giù il mento, ok? Lo farò, campione. Siamo chiusi. Non ho per niente apprezzato che tu abbia lasciato il comfort della mia missione, Cedric. Non so che farci, mi dispiace. Samuel mi ha fatto notare che da un po' di tempo che non ti fai sentire. Questo mi preoccupa davvero. Finiscila, Larkin. Non ti interessa di nessuno se non di te stessa. Abbiamo fatto un accordo, Cedric, ricordi? Non ci siamo accordati su niente. Non voglio pensare a cosa potrebbe accaderti se certe cose venissero rese pubbliche. Fuori dalla mia palestra. Credo che tu conosca mio fratello Titus. Rispetta i desideri del dottore. Ok, Titus. Ti darò un assaggio della mia merce. Andiamo. Ti mostrerò cosa mi ha reso campione del mondo dei pesi massimi. Ah! 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 Ah!
Primo round per il campione. Così ora vediamo come combatti. Sembrerebbe che abbiamo un nuovo campione. Ti prego, pensaci, Cedric. Noi siamo la tua famiglia. Voi non siete la mia famiglia. Oh! Allora non mi lasci altra scelta che quella di porre termine alla nostra amicizia. Ci vedremo in una prossima vita, Cedric. Va bene, ora fanno una di qua. No, abbiamo guardato tutto, non c'è problema, ormai è abbastanza. Mi raccomando che stanotte il posto sia sorvegliato. E che nessun civile entri qui dentro. Va bene, capo. Che è successo? Che ci fai qui? Kurt, mi dispiace, è Cedric. L'hanno portato via. In ambulanza? No. Com'è successo? Forse una rapina che è andata in fumo. Vado a dare un'occhiata. Nessun civile. Calmati, Winger. Ordini del sergente. Dirò al sergente cosa deve farci coi suoi ordini. Attento, Kurt. È la procedura, Harris. Fottiti, Winger. Kurt! Ti terrò informato io, ok? L'unica cosa da fare è mandare un altro avviso a questa persona, nella speranza che... Sì, scusa un attimo. Vuol ripetere il suo nome, per cortesia? Sono dal dottor Larkin. D'accordo. Ecco, è completato. Ufficio dottor Larkin. No, in questo momento è impegnato. Dottor Larkin?
Aspettavo proprio lei, Roger. Come stanno andando i contributi? Bene, la donazione finale di Cedric ci è stata di aiuto. Grazie. Sia benedetto. E credo ci servirà ancora di più come martire. Ho provveduto ad ordinare altri 10.000 poster. È proprio vero, Roger. Dopo un temporale c'è sempre l'arcobaleno. Sapevo che saresti tornato. Che è successo lì? Una cassetta di soldi è stata trovata forzata. Dal registro risulta che dovevano esserci $500. Cedric lasciava queste somme in giro abitualmente? Aveva vinto ai cavalli. 31. Chi altro sapeva di questa vincita? Quando Cedric ha vinto, l'ho detto in giro. Avete qualche testimone? Non ancora. Deve essersi battuto come un leone. Si è battuto troppo. Gli hanno spezzato le mani. E gli hanno tagliato la gola. Oh, Cristo. Mi dispiace. Cerca di portarlo presto. Va bene. Ci vediamo a Reggio. Questo film riprenderà tra pochi minuti. Nell'attesa, ascoltate questo breve messaggio. Salve, sono il dottor Larkin. Vorrei avervi con me in questa campagna contro il crimine. Ieri Cedric Williams, uno dei più validi elementi della mia organizzazione, è stato brutalmente assassinato. Questo purtroppo è solo un altro esempio del cancro che affligge le nostre strade. Votate per me e insieme daremo alla nostra città la serenità che merita. Grazie. Il precedente annuncio è stato offerto dall'organizzazione Missione di Giustizia del Dottor Larkin. La campagna del Dottor Larkin propone un programma di moralizzazione. I politici non lo vogliono, i burocrati non lo vogliono, ma la gente lo vuole. Fate smettere gli sprechi dell'attuale amministrazione e aiutate il Dottor Larkin nella sua campagna di pulizia della nostra città. Nessun altro ha preso questa iniziativa. Trasmetteremo il seguito del film interrotto tra pochi minuti. Soltanto pochi minuti. La forza interiore, amico mio. Questo è il segreto del mio successo. Ad ogni modo, il nostro scopo è fornirvi tutti gli strumenti che permetteranno di realizzare un miglioramento della società. Ma dovete imparare come prima cosa la disciplina. Questa è la chiave di ogni successo. Questo è molto interessante, dottor Larkin, ma quali potrebbero essere, secondo lei, le misure concrete da... Salve, fratello. Serve un aiuto? Vorrei avere notizie sulla missione. Magnifico. Le dispiace seguirmi nel mio ufficio? ...un profondo senso di autodisciplina e di rispetto nei confronti della società. Quest'notte ho perso un buon affare. Accidente a lui, quel fottuto mi lascia sempre da solo. Sto sempre chiuso in quel dannato hotel. Bene, l'hai trovato? Sì. Dov'è Jerry? In un fottuto ospedale. La nostra missione ha aiutato centinaia di persone in ogni frangente della vita. Ma detto questo, ci aspettiamo da loro soltanto ciò che possono darci. Sono d'accordo. Allora, quale lavoro svolge, signor Harris? Al momento sono disoccupato. Ha competenze specifiche, ad esempio nei computer o nelle vendite? Non esattamente. Bene, sono sicuro che potremo fare qualcosa per lei nella missione, signor Harris. Se vuole completare questo questionario, vedrò che cosa posso fare. Grazie. Salve, fratello, serve qualcosa? Sì, puoi aiutarci.
Abbiamo un messaggio per i vigilanti. Fratello! Ancora non abbiamo finito, Pivello. Ehi, ma tu non sei quello... Io credo di aver trovato un posto per lei nella missione, signor Harris. Non ne dubitavo affatto. L'intervento di ieri ha fatto aumentare i suoi sostenitori del 10%. Tutto qui. Pensavo le facesse piacere. 2 settimane, Roger, è tutto quello che abbiamo. Potremmo comprare altri spazi, ma sarebbe costoso. Abbiamo molti sostenitori pieni di soldi. Tu cerca di spremerli, il tempo sta volando. Bene. Qui c'è Flora Parker, una che ha una considerevole proprietà sulla Sesta ad Arbor. Mia carissima Flora, è un piacere rivederla. Dottor Larkin, ho visto lei e mio nipote Jimmy ieri al telegiornale della sera. Non sono mai stata così fiera in vita mia. Bene, un ragazzo bravo e generoso. Come si sente, Flora? Come va la sua artrite? Oh, va meglio ora. Sta rispondendo bene. Dalle analisi si nota un miglioramento. Sono così lieta di sentire questo. Si assicuri che abbia tutta l'attenzione di cui ha bisogno. Oh, lei è così buona con me. Noi siamo qui per aiutarla, siamo la sua famiglia. La benedico, dottore. Bene. Grazie. Ha già fatto il testamento? Lo farà. Bene, prosegui così e fammi riavere il mio fazzoletto. Dottor Larkin, dottore, devo parlare di una cosa molto importante. Samuel, ma che cosa ti è successo? Ho appena subito un attacco nella mia sede. Una rapina? Hanno tentato di rubare, ma non ci sono riusciti. Bene, meglio così. È andato tutto bene? Sì, grazie al qui presente signor Harris. Ha respinto 4 uomini. Erano solamente in 3. Le siamo riconoscenti, signor Harris. Vuole unirsi a noi. Spero che questo sgradevole incidente non abbia influenzato il suo giudizio sulla missione. Al contrario, mi ha reso ancora più solidale con la vostra causa. Stavo per fare 2 passi in giardino. Perché non viene con me? Le spiegherò le nostre regole. Con piacere. Dottore, il resto del nostro elenco? Più tardi, Roger. Fammi vedere il questionario che ha riempito. Certo, signore, eccolo. Alcuni vengono qui per trovare la solitudine e sfuggire al mondo esterno, altri per trovare la forza e la disciplina per affrontarlo. Cosa l'ha spinta qui, signor Harris? Il desiderio di rendere questa città più sicura. Con i vigilanti. Da quel che dicono, può diventare uno di loro. È probabile, ho avuto precedenti esperienze. Sono stato agente di polizia per un bel po' di anni. Quindi lei mi sta dicendo che non è più in forza al dipartimento? Sì, è così. Ok, signor Harris, ora vediamo chi sei. Qualche soldino in banca, la macchina già pagata a rate. Bene, adesso le carte di credito. Oh, guarda, guarda. Ma è un poliziotto. Qui troviamo l'equilibrio tra la natura e le nebbie della città. È indispensabile per la nostra forza interiore. Ed è proprio quella forza della mente, del corpo e dello spirito ad unire la nostra famiglia. Sono molto impressionato. Mi scusi, signor Harris, c'è una persona che mi sta aspettando. Ma le pare? È stato un piacere. La ringrazio. Benvenuto alla missione. Cosa c'è, Roger? È un agente di polizia. È un ex agente, si è dimesso. Ne era già al corrente? Me l'ha detto lui personalmente. Ma comunque, aspetto che voi verifichiate. Lo consideri già fatto. E se fosse venuto a indagare? Lo sistemerei io. Certo, ma se non fosse così, pensa a quanto farebbe gioco alla nostra campagna. Un agente di Eastgate che sceglie di lavorare per me anziché per Alderman. Non male, eh? Un'eccellente idea. Pronto, in questo momento non sono in casa, quindi lasciate un messaggio. Vi richiamerò. Kurt, sono ancora lì. Dove diavolo sei finito? Te lo dico io. Studia per fare il supereroe. Non ce l'ha fatta con la vita vera. Thank you.
non perderlo di vista. Il film riprenderà dopo questo breve messaggio. Salve, sono il dottor Larkin. Vorrei vedervi tutti uniti nella mia campagna contro il crimine. Se vorrete seguirmi, ricordatevi di votare. Jimmy, perché adesso spegni? C'è il dottor Larkin. Ma non ti sei persa un granché, nonna. C'è qualcosa che mi nascondi, ragazzo mio. Perché non stai andando alla missione ultimamente? Ascolta, nonna. Non farti venire un infarto per me, ok? Ma sto pensando di mollare. Cosa? Dopo tutto quello che il dottor Larkin ha fatto per Andiamo, noi? Andiamo, su, che cosa ha fatto? Hai dimenticato i guai in cui ti trovavi prima di andare là? Jimmy! Si può sapere che ti sta succedendo? Mi chiamo Kurt Harris. Irene Miller. Sono l'analista del centro. Ah, dice davvero? Sappiamo tutto di lui. Benissimo. Nel rapporto ufficiale risulta che ha aggredito il suo sergente, ma non ne sono sicuro. Lo sapremo presto, Roger. Non ci si può liberare da questa presa. Non sono d'accordo. Prego, lo dimostri. Una buona mossa non fa di lei un vigilante, signor Harris. Cos'è che lo fa esattamente? Diversi membri della nostra famiglia hanno dimostrato grande capacità nell'addestramento. Questa sera alcuni ambiscono a diventare vigilanti. Sappiate che solo i più forti sopravviveranno a questa ultima prova. Signori, iniziate pure. Basta così. Il prossimo contendente. Questi uomini mancano di quella disciplina che serve per unirsi alla schiera dei vigilanti. Signor Harris, devo avvisarla. Una volta accettata la sfida, non le sarà permesso tornare indietro. Go!
Non bloccarlo, Titus. Akiro, lasciatelo passare. Benvenuto nel mio sacro rifugio. Ecco a voi Carter Harris, il nostro nuovo vigilante. Niente. Com'è andata? Perché ti sei unito ai vigilanti, Sol? Sai, il mio quartiere stava andando a pezzi. E io volevo dare una mano. E la missione ti ha dato questa occasione? Beh, ecco, non mi hanno dato questa occasione. Voglio dire, l'ho dovuto imparare, proprio come te. È tutto merito del dottor Larkin. Lei ti dà la motivazione, la disciplina. È tutto nei suoi libri, amico. Tu hai una famiglia? No. I miei genitori sono morti. La missione è tutto quello che ho. Mi ha dato qualcosa in cui poter credere. Per chi è quel nastro? Per Cedric Williams. Tu sai com'è andata? Dicono che sia stata una rapina. Giriamo lì. Dobbiamo cercare un altro vigilante. Ha mancato tutti gli ultimi pattugliamenti. Jimmy, guarda chi c'è qui. Sai, è un altro dei ragazzi della tua missione. Come si chiama? Kurt Harris. Kurt Harris. Ehi, come va? Ciao, Jimmy. Ciao, Sam. Vi lascio alle vostre chiacchiere. Grazie, nonna. Che cosa sei venuto a fare qui? È un vigilante, amico. No, è un poliziotto, Sal. Ora non più, Jimmy. Bene, magnifico. Dovevi vederlo come ha superato la prova. A proposito, dove sei stato? La nonna è stata male in questi giorni. La nonna è stata cosa? Come si sente, signora Parker? Abbastanza bene da buttare questo vigilante fuori dalla porta. Sei un bugiardo. Piacere d'averla conosciuta, Kurt. Il piacere è stato mio, signora. Ragazzi, mi raccomando. Lo sa, questo è davvero un onore. Raramente la vediamo sulla strada, sergente. Purtroppo, Lynn. Purtroppo. E cosa vuoi dalla missione? Giustizia, Jimmy, come tutti. Certo, giusto. Dalla postazione S21 segnaliamo gruppo di narcotrafficanti in azione. La località è ad Alleywell 46. Unità 22, prego rispondete. Qui unità 22, ricevuto. Unità 16, procedete verso Web 4 Est, appoggiate l'unità 22. Web 4 Est, 4 isolati avanti. Bene, muoviamoci. Arriveremo come missili. Guarda qui. Ah, sì. Hai portato la bomba qui, fratello? Questa è roba buona. Mi piace fare gli affari con te.
È eccellente. Allora va bene. Fermi! Sulle mani! Ma che diavolo ti succede, amico? Zitto! Mettila giù! Svelto! Gambe aperte, mani sopra la testa. Fa come ha detto, cinese! No, coreano, amico. Lui, cinese. Buongiorno. Piacere, Uzi. Mi dispiace. Sì. Fottuti che non... Tu che diavolo ci fai qui, Eres? Direi che ti sto salvando il culo. Un minimo di riconoscenza, sergente. Che diavolo è successo? Vaffanculo, Eres. Pronti? Va bene, potete andare. Quanti poliziotti? Quindi adesso sei un vigilante? Mi serviva un lavoro. Non ci credo. Perché l'hai fatto? Dai, circolare! Forse c'entra la missione con la morte di Cedric. Cosa? Per quale motivo? Cedric era un sostenitore. Voleva abbandonare la missione. Beh, non è sufficiente. Infatti, indagherò. Su, andiamo, Lynn. Le cose vanno piuttosto bene con Duncan, eh? Molto divertente. Ti terrò informata. Certo, sono sicura che lo farai. Tutto a posto? Sì. Dov'è Jimmy? È andato a casa. Io mi dirigo alla missione. Tu vieni? Sì, certo. A che punto siamo con Flora? Ci siamo quasi. Aumenta il voltaggio, voglio quella proprietà. Sì, dottore. Il signor Harris è tornato. Portalo al più presto in ufficio. Voglio sapere tutto di lui. Lo farò senz'altro. Che fai qui? Signor Harris, stavo proprio cercando lei. Può venire con me, per favore? Sono procedure standard per tutti i nostri iscritti. Sembra la macchina della verità. Controllando le reazioni del suo corpo ai differenti stimoli, possiamo imparare a controllare la sua salute e a farla star bene. Dice davvero? Non si allarmi se tra poco sentirà una lieve scossa di corrente elettrica. Vedo che è a lutto per Cedric. Già, era un uomo così generoso. Lo conosceva bene? Da anni. Di fatto, l'ho introdotto io nella missione. Ma ora torniamo a lei. Vorrei farle qualche domanda. Da quanto tempo? Perché le sta chiedendo notizia di Cedric? Non lo so. Tutti vogliono sapere di Cedric. Perché non andavo d'accordo col mio Stai registrando tutto? Sì. Bene. Si rilassi. Risponda pure con tranquillità. Vado a parlare con il dottor Larkin. Vorrei sapere se il suo precedente lavoro la entusiasmava ancora oppure no. Sì, mi entusiasmava. È pentito di aver lasciato la polizia? No, per niente. Interessante. Finora va bene? Tutto bene. Mi dica, Irene, come è arrivata a lavorare per la missione? Oh, mi scusi, signor Harris. Questo vecchio apparecchio ogni tanto manda delle scariche elettriche. Per oggi basta, Irene.
Vorrei parlare col signor Harris da sola. Va bene, dottore. La sua giornata ha avuto buon esito, signor Harris. Qui sento di far parte di qualcosa. Mi sento motivato. Sì, sembra che lavoriamo bene insieme. Sono abbastanza stanco. Le spiace se passo la notte qui? Assolutamente no. Questa è casa sua. Lo sa che ho grandi progetti per lei. Spero che ne sarà all'altezza. Può contarci. Sogni d'oro, allora. Notte. Guardalo più da vicino. Non ti preoccupare. Gabriel. Gabriel. Dove sei stato?
Si è oscurato un monitor e ho controllato l'impianto. Mi sembra che tutto funzioni perfettamente. Sono certo che era rotto. Mi piace, amico, questo è occupato. Grazie. Bene, grazie, grazie. Ricordate di votare l'archi. Grazie. Abbiamo un'ora per rimontare i pezzi e portala fuori di qui, muoviti. E tu cerca di non spaccarla, devi solo dipingerla. In mattinata dobbiamo riportarla in Messico. Sei deficiente, non si risponde alla porta con il fucile. Hai bulloni in testa. Salve, fratello. Il dottore sta chiedendo ai suoi cari sostenitori una donazione per questo mese. Tu di a quella mezza calzetta del dottore che non riuscirà a scucirci un soldo. Gino, butta questo damerino deficiente fuori di qui. Il dottore verrà a sapere di questa vostra insolenza. Lo stimato vigilante del dottor Larkin finalmente ritorna a casa. Su, entra. Hai scommesso sul tuo titolo di campione? Non ho proprio scommesso. Sapevo che dovevo farlo a pezzi. Ma questo non è illegale. Ehi, non l'ho mai fatto in nessun altro combattimento. Ci è voluto sudore e sangue per diventare campione dei massimi. Rilassati, Cedric. Devi raccontare questa storia a nessuno, ok? Mi toglierebbero il titolo. Siamo la tua famiglia, Cedric. I tuoi segreti con noi sono in salvo. Sapevo che avevano qualcosa. La commissione di pugilato gli avrebbe tolto il titolo. Lo faremo vedere al capitano. Neanche per sogno. Cedric è morto per tenere questo segreto e che io sia dannato se non lo manterrò. Comunque credo che non dimostri niente. Speravo che avessi qualche notizia. Qualcuno è stato visto scappare dalla palestra la notte dell'omicidio. Descrizione? Un uomo. Alto, magro, probabilmente nero. Uno magro non poteva finire Cedric. Sì, ma forse lui ha visto chi è stato. Ho controllato i soci della palestra. Circa 16 rispondono alla descrizione. Uno di loro è un vigilante, Jimmy Parker. Lo conosci? Sì, sì, lo conosco. Finalmente Flora ha fatto testamento. Ottimo lavoro, ti ringrazio. Bene, una volta eletta sindaco potremo confiscare la proprietà. Avrà un valore di milioni. E noi appena possibile lo faremo. Come vanno i sondaggi? Stiamo ancora fermi. E Alderman va forte. Dovremmo prendere un'iniziativa. Dottor Larkin, c'è Samuel Taylor qui fuori. Fallo entrare. Mi scusi, dottore. Sono stato aggredito nell'auto-officina di Eastgate. Non riesco a capire. Ad essere sinceri, credo che stessero sbrigando un'operazione illecita. Ne è sicuro? Beh, direi di sì. Dobbiamo fare qualcosa. Titus, fai in modo che i vigilanti se ne occupino. Sì, va bene. Vorrà scusarmi del disturbo. Nessun disturbo, Samuel. Tu servi bene la missione. La ringrazio molto. Grazie a te. Titus, chiudi i conti con loro e fa che il nostro magnifico Harris sia a capo dell'operazione. Me ne occupo subito. E tu? Non prendi iniziative? Sono certa che la stampa vorrà avere notizie. Sì, gliela do subito. Ho bisogno di un paio di ragazzi in gamba. Prendi Sal e portati Jimmy. Ehi, arrivi sempre tardi. Non è stata colpa mia. Però ormai è diventata un'abitudine. Ehi, tu, vaffanculo. Che aspettiamo ancora, ragazzi? Andiamo dentro e sistemiamoli. Va bene, facciamo come ho detto. Jimmy, tu passa da dietro. Duncan. Cosa? Dove? Chi è che parla?
Winger, Paulsen, pronti a partire. Janowski, tutto sotto controllo. Bene, tu dalla finestra, io dalla porta d'ingresso. Va ad aprire la porta, non fare il deficiente questa volta. Mi sono spiegato? Questa è l'ora di chiusura, ragazzi. No. Abbiamo già fatto una breve pausa. Thank you.
Adesso andiamo, Jimmy. Che nessuno si muova! Harris, lo sai che sei in arresto? Non dire stronzate, Duncan. Con quali accuse? Ci sono un sacco di accuse. E adesso andiamo alla centrale. Su, forza! Il sergente si è precipitato sul posto come un treno in corsa. Ne ero certa. Beh, è un chiaro caso di prevaricazione. Almeno così dice l'Eastgate Dairy Herald. Ecco, guardate. La polizia contro i vigilanti. L'ho scritto io fra parentesi. Qual è la prossima mossa? Se volessimo tirarli fuori, ad esempio, domani pomeriggio, potrei contare, ne sono certo, su una massiccia presenza dei media. Ottima idea. Eccellente. Irene, con Jimmy in prigione, Flora sarà rimasta tutta sola. Ha assolutamente ragione, dottore. Penso che la libereremo dalle sue pene. Definitivamente. Andiamo, adesso te ne starai un po' al fresco, amico. Crepa. Non ho trovato una cella più grande, Jimmy. Ma basta per il tuo gancio destro. Dove hai imparato a boxare così? Da Cedric. Ah, sì? Quanto tempo ti sei allenato? Circa un anno. Ehi, amico, perché non ti siedi? Mi dai le vertigini. Va bene. Scusami. Conoscevi il campione? Mi ha insegnato qualche mossa. È terribile quello che è accaduto. Già. Hai idea di chi può essere stato? E come potrai saperlo? Pensavo che i vigilanti seguissero questo caso. A chi vuoi che importi di un vecchio pugile, eh, Jimmy? Ehi, 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 sta tranquillo, amico. Il dottor Larkin ci tirerà fuori di qui. Ma sì, certo. Aspettiamo la bella dottoressa Larkin. Irene, che stai facendo qui? È così tardi. Shh, lo so. Buonanotte, Flora. Un attacco di cuore sopraggiunto così, all'improvviso. Libertà per i vigilanti! Libertà per i vigilanti! Libertà per i vigilanti! Guardate, sta arrivando il dottor Larkin! Libertà! Libertà per i vigilanti! Libertà per i vigilanti! Libertà! Dottor Larkin, dottor Larkin, vorremmo un suo commento su questi arresti. Noi combattiamo per la giustizia e questa è la ricompensa. È un vero oltraggio, è un altro esempio della fuorviante leadership del sindaco Alderman. No, signore. Sì, signore. Lo farò senz'altro, signore. Che dobbiamo fare, sergente? Rilasciarli. Ma come, hanno infranto la legge? Sta zitto, Winger. Ti ho detto di farli uscire. E subito! Sì, signore.
Dov'è finita la cassetta? Magnifico lavoro, signori. Presto io diventerò il nuovo sindaco di Eastgate. Farà freddo all'inferno prima che io lavori per lei, signora. Non lavorerà direttamente per me, sergente. Ho in mente di mettere Harris a capo di questa divisione. Ora mi lasci passare. Ho le elezioni da vincere. Eccola, sta arrivando. Sì. Dottor Larkin. 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 Ma... Dottor Larkin, una dichiarazione, per favore. Come è stata accolta dal sergente Larkin? Dottor Larkin. Ehi, amico, è stata grandiosa. Non riuscivo a credere. Hai visto come ha trattato il sergente? Ben fatto, signor Harris. Davvero ben fatto. Con lei al mio fianco non immagina quanto potremo andare lontano. Ehi, Jimmy. Ah, devo andare. Jimmy, perché non vieni con noi? Siamo di strada. No, la ringrazio. Faccio due passi. Vorrei prendere un po' d'aria. Allora, ok. Salutami tua nonna, d'accordo? Senz'altro. Lei viene con me? Andiamo. Dottor Larkin. Dottor Larkin, ho bisogno di parlare. Il video di Cedric non prova assolutamente niente. Harris lo aveva preso. Lo abbiamo trovato nel suo appartamento. Guardi qua. Ha finto con noi per tutto questo tempo. Me ne occupo io. Sì, ma va fatto in modo convincente. Signor Harris! Signor Harris! Finalmente. Ci serve del materiale per la cerimonia di stasera. Questo è l'indirizzo. Grazie. Stai facendo uno sbaglio. Sei tu che hai fatto uno sbaglio, non muoverti, ho detto! Codice 30, agente Winger. Il fuggitivo sospetta un ex agente di polizia, Kurt Harris. Dobbiamo richiamare subito gli agenti. Questo non posso proprio fare. Harris non è un assassino, lo sai anche tu, Will. Ormai non so più niente di lui, Lynn. Non fare neanche un fiato. D'accordo, Jimmy. Ero venuto solo a parlare. Sei un bastardo. Tu lavori per Larkin, lo so. Sono un amico di Cedric.
Dai, perché non metti giù la pistola? Fottiti! Larkin vuole farmi uccidere. I poliziotti mi danno la caccia e probabilmente anche i vigilanti. Aiutami, maledizione! Benvenuto, socio. Hanno assassinato mia nonna. Oh, no. Perché? Il testamento ha firmato la fine della sua vita. Ha lasciato tutto a loro. Mi dispiace. E non è tutto. Hanno ucciso anche Cedric. E tu li hai visti, vero? Già. Tu sei l'unico che possa fermarla. Che cosa vuoi che faccia? Ho bisogno che tu testimoni. Cosa? Sei impazzito, che... Kurt. È la mia ultima chance. E anche la tua. Tu devi farlo, amico. D'accordo. Lo farò. Lascia stare. È indiziato d'omicidio, non ucciderlo. Il signor Harris si trova in una situazione grave. Mi auguro che troveremo il modo di aiutarlo. Dov'è il dottor Larkin? Lei è molto turbata per tutta questa faccenda. Aveva fiducia nel signor Harris. Tutti l'avevamo. Vorrei parlarle personalmente, se non le dispiace. Posso assicurarla, agente, che il dottor Larkin ha tutta l'intenzione di trovare il signor Harris, quanto lei. Grazie della sua collaborazione. Kurt. Guarda avanti. Prendi il block notes e fingi di scrivere. Ti cercano per l'assassinio di Duncan. Tu credi a questo? No, ma loro certamente sì. Ho rintracciato il testimone. Li ha visti uccidere Cedric. Jimmy Parker? Sì. Ora dov'è? La missione. Mando una pattuglia. No, no. Non servirebbe. Allora che farai? Ho in mente un piano, ma mi serve il tuo aiuto. Va bene, andiamo. Che volete farmi? Sta zitto. Qual è il problema? Calma, Jimmy. Vogliamo solo sapere cosa sei andato a dire in giro. Ehi, tu. Ecco qui, tieni la tua giacca. Ah, grazie, sta facendo freddo. Sì, è vero, sta facendo sempre più freddo. Mani in alto! Ho imparato una nuova presa. La conoscevo, coglione. Oh!
Come facciamo a entrare? Usiamo la grondaia. Maledetta! Assassina, hai ucciso Cedric e mia nonna! Queste sono accuse gravi, Jimmy. Perché dici queste cose? È qui che fanno i video. Già. È meglio che tu mi risponda, Jimmy. Ero lì quando hai ucciso Cedric. Andiamo. Vada Jimmy, è al secondo piano. Quindi hai raccontato queste cose al signor Harris? No! Fottuta puttana! Finiscilo, ma prima fallo parlare. Tutti i voti per lei, dottore. Congratulazioni. Grazie, Roger. Questo è soltanto l'inizio. Dai, Jimmy, a chi altro l'hai detto? Vai al diavolo. Jimmy. Grazie molto. Cari amici, oggi è l'inizio di una nuova era per la nostra città. Jimmy. Ora basta! Più che onesti cittadini dovranno vivere barricati in casa. E cosa ancora più importante, ancora una volta Eastgate si salverà. Per voi, per i vostri figli. Jimmy, tu aspetta qui. Aspetta.
Ora sono io il campione del mondo! Figlio di puttana! E sono davvero lieta di dirvi che la nostra campagna contro il crimine è appena iniziata. Arrestatelo, è un assassino. Non è vero. Non datele ascolto. È lei. Lei è un assassino. Ha più di un delitto sulla coscienza. Non dategli retta. Sua nonna è morta solo 3 giorni fa. È ancora sotto shock. È meglio che tu mi risponda, Jimmy. Ero lì quando hai ucciso Sede. Quindi hai raccontato queste cose al signor Harris? È finita, dottor Larkin. No. No, non è finita ancora. Sì, invece. Chiedilo al tuo amico. Beh, odio essere quello che dice io ve l'avevo detto, ma... Oh! Kurt. Avanti. Prendi questi. È suo diritto restare in silenzio. Tutto ciò che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. È suo diritto avere un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersi un avvocato, gliene procureranno uno. Ha capito tutti i diritti che le ho elencato. Tieni, te lo regalo. Vuol dire che ritorni con noi? Vai, vai. Tu, anche tu, sbrigatevi fuori. Sai una cosa? Lo scambio col mio distintivo. Bentornato, collega.